Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Lunedì 28 ottobre 2024, San Simone, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Dopo 15 anni torna la camminata dell'amicizia, un evento che riunisce la nostra comunità, offrendo un'occasione per vivere la città in modo lento e sostenibile, sensibilizzando tematiche importanti. Ieri circa 700 persone tra associazioni, famiglie, amici e bambini hanno colorato e animato le strade di Ostuni in una domenica dedicata all'inclusione, allo sport e alla condivisione. Una camminata partita da Piazza della Libertà e giunta in Villa Comunale, che lancia un forte messaggio di inclusione. Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti. L'evento è organizzato dalla nostra famiglia con il patrocinio del comune di Ostuni. Il servizio. Siamo molto commossi di tanta partecipazione, la nostra famiglia ritorna con la camminata dell'amicizia dopo 15 anni, è una manifestazione che era rimasta un po' nel cuore di tutti. Nel momento in cui appunto abbiamo riproposto l'iniziativa abbiamo subito raccolto l'adesione di tutti, insomma, la gioia nella partecipazione delle scuole, l'amministrazione è stata a nostra disposizione per qualunque nostra richiesta, le associazioni. Ringraziamo tutti per la partecipazione, tutti i nostri bimbi con le loro famiglie. Il nostro intento è quella di riproporla ogni anno così com'era. Tutti uniti, tutti diversi, tutti importanti. L'abbiamo fatto molto volentieri, tutti noi, le maestre ci hanno parlato in classe dell'amicizia, infatti il motto è che siamo tutti diversi, ma tutti importanti per la nostra comunità e per la nostra città. Questa camminata dell'amicizia è molto importante perché sì, parla di inclusione, però anche per noi della scuola media e per i bambini elementari è molto divertente, ci sono tante cose da fare. Sì, sarà un po' faticoso, però è anche molto educativo. Questa camminata dell'amicizia è stata fatta per capire che l'amicizia e l'inclusione sono le cose più importanti, ma non tutti ancora lo capiscono e dobbiamo impegnarci ad essere tutti amici e includere. Sono felicissimo di partecipare alla camminata dell'amicizia, anche per conoscere nuovi amici e aiutare bambini che hanno più bisogno di noi. È una giornata bellissima, piena di gioia e di allegria. Davvero con tanto entusiasmo e tanta gioia tutta la nostra popolazione scolastica ha accolto con grande entusiasmo l'invito appunto a partecipare. Perché? Perché sì, noi crediamo fermamente che la collaborazione con gli enti del territorio e soprattutto nel caso di specie trattandosi appunto di nostra famiglia, quindi un'istituzione per la nostra città, è un momento davvero di grande condivisione, di grande solidarietà reciproca. Donarsi con il cuore a favore dei loro compagni, degli alunni, dei bambini meno fortunati appunto di loro. Quindi un piccolo gesto che può sicuramente contribuire a seminare nel cuore di ciascuno di loro il germe della solidarietà e della condivisione. Ostuni Runners non solo corsa ma anche camminata. Perché? Perché quest'anno la nostra famiglia ci ha resi partecipe e ci ha convocati ufficialmente per organizzare la camminata dell'amicizia che torna ad Ostuni esattamente dopo 15 anni con la sua 40esima edizione. L'avevano fermata alla 39esima e noi insieme alla nostra famiglia, insieme al Centro Sportivo Italiano e gli amici del cuore di Ostuni abbiamo riportato a Ostuni la camminata dell'amicizia. Naturalmente non ci aspettavamo una numerosa partecipazione, ci rivediamo sicuramente alla 41esima edizione. Halloween in biblioteca è l'iniziativa che si tiene nel pomeriggio alle 17 presso la biblioteca comunale di Ostuni, un pomeriggio di letture spaventose della festa più mostruosa dell'anno, a seguire laboratorio creativo dedicato ai bimbi dai 4 agli 8 anni. Prenotazione obbligatoria allo 0831 307 503. Sport pallavolo femminile. Prima di campionato e prima entusiasmante vittoria per le ragazze della Lightning Ostuni lo Scrigno Gioielli, che vincono 3-2 al tie break dopo aver perso sia il primo e sia il secondo set,
al Pala Celeste contro l'Appia Project Green Volley di Mesagne. Le parole della capitana Simona Minetti. Ce l'abbiamo fatta, la prima è andata, abbiamo portato a casa due punti fondamentali, partita molto combattuta, perdevamo 2-7-0, siamo riuscite con concentrazione e determinazione a rimontare e a vincere per 3-2 questa partita. E un grazie ovviamente va al nostro allenatore che ha saputo poi cogliere i momenti quelli un po' down e darci dei suggerimenti precisi e fondamentali. Però dovevamo per forza vincere perché abbiamo tante cose da festeggiare in questa squadra, in questa nuova squadra. Quindi con questa vittoria faccio gli auguri alla Neo ingegnere Laura, alla Neo dottoressa Lolli e poi a Francesca per il suo compleanno. Vogliamo ringraziare i nostri sponsor, lo Scrigno, Bar Kennedy, Golden Marmi e tutti i prossimi che ci supporteranno. Grazie, seguiteci, venite a vederci, ciao! Calcio, quarta giornata del campionato di prima categoria. L'ASD Ostuni Calcio 24 non va oltre lo 0-0 in trasferta contro l'ASD Calcio Ceglie. L'Ostuni ha colpito un palo nel primo tempo ed una traversa nel secondo tempo. Gialloblu che restano primi in classifica quota 10 punti. Tanti gli ostunesi presenti a Celje Messapica. La partita è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube di Radio Ostuni ed è visibile in ogni momento. Guardiamo un estratto delle azioni salienti con la telecronaca di Francesco Pecere e Gianmarco Iaia e la regia di Andrea Zaccaria. Buon pomeriggio dallo stadio Stoppa di Celje Messapica. Tanto pallone al centro dell'area, tutto solo in area di rigore, c'è un pallone rubato in area di rigore, tutto solo, Bari il tiro e pallone che termina di pochissimo al lato, incredibile l'occasione fallita dallo Sturi. In area di rigore, pallone che spiove in aria, il colpo di testa, la traversa, il colpo di testa provato, intanto va giù Mudu. Incredibile occasione, incredibile. Davvero un peccato, cari amici, davvero un peccato. C'è il cartellino rosso per numero 8, numero 8 Colo-Colo. Reo di aver Renato Colo-Colo. Fallo. Finisce qua, finisce qui la partita, 0-0, per cui lo Ostuni deve mordersi le mani per aver sprecato molto nel primo tempo e soprattutto per la traversa colpita nella ripresa e per l'ultimo quarto d'ora in superiorità numerica. Sono stati due punti persi, però sapevamo di affrontare una grande squadra che ci aveva messo in difficoltà, così è stata una partita a ritmi altissimi. Abbiamo dato di tutto e ora pensiamo già a domenica prossima. Oggi potevamo allungare, però ci siamo bloccati, testa a domenica. Nel pomeriggio presso la chiesa del Carmine si tiene un incontro di spiritualità carmelitana. Alle 17.30 il Santo Rosario e alle 18 la Santa Messa presieduta da Padre Emanuele dei Carmelitani Scalzi di Iaddico. Questa sera alle 17 presso il Palazzo Tanzarella in via Cattedrale il paesaggista e pittore contemporaneo Arben Shira inaugura la sua personale di pittura. La mostra, curata dall'Associazione Nazionale Emilio Notte, offrirà una selezione di opere che riflettono il talento e la visione artistica. L'esposizione resterà aperta al pubblico fino all'8 novembre. La cittadinanza è invitata. Si è spento all'età di 81 anni Antonio Cavallo. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 16 nella parrocchia della Madonna del Pozzo. Sentite condoglianze alla famiglia. La farmacia Calamo effettua quest'oggi il servizio pomeridiano e notturno. Meteo bel tempo con sole per l'intera giornata. Le temperature varieranno dai 24 ai 31 gradi. Venti moderati, mare poco mosso. Citazione odierna. La felicità spesso si trova nelle piccole azioni quotidiane, nei gesti gentili e nella gratitudine per ciò che si ha. Essere consapevoli di questo ci può aiutare a sentirci più sereni e soddisfatti. Sereno inizio settimana.